Buongiorno Matteo, mi chiamo Giacomo e sto andando al lavoro, abito a Vienna in questo periodo, sono un precario dell'università e ora sto a Vienna e sto andando al lavoro. Siccome il viaggio è abbastanza lungo, volevo approfittarne per mandarti un messaggio di incoraggiamento, di solidarietà. Ora non credo che ci sia bisogno di incoraggiamento perché, insomma, visto che sei appassionato, sei aggressivo, sei carico, insomma, quindi non penso ci sia bisogno, però faceva piacere lo stesso anche da lontano, per sentirmi un pochino più vicino a casa, di farti avere questo messaggio di solidarietà. Insomma, io sono contento che tu abbia deciso di provare a fare un passo avanti, a guardare un pochino più in là, a lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Sono contento che tu abbia deciso di metterci la faccia, di giocare fino in fondo questa partita, mettendoci il cuore, insomma, credendoci fino in fondo, senza mollare, senza stare ad ascoltare il vociccio e il chiacchiericcio di queste persone che non capiscono niente, insomma. Mi piace questo sogno, questo grande sogno, questa scommessa che hai deciso di fare con l'Italia, e io sono contento perché sei giovane, sono contento perché hai un sacco di idee ganze, perché sei uno come noi, insomma. Mi fa piacere che tu abbia deciso di correre, ecco. L'unica cosa, magari, l'unico forse consiglio che mi sento di darti è: ma perché col centro-sinistra? Cioè, che ci incastri? Io dico, no? Con tutto il bisogno che c'hanno a destra, guarda che Berlusconi non c'è più, ma vai a destra! Che poi non è vero che ora la sinistra vince perché dopo il coso... Guarda che a destra continuano a vincere, è un paese di destra! Vai col centro-destra, ma chi te lo fa fare nella mia sinistra? Poi lo vedi come sono al centro-destra? Sono fedeli, non è che c'è bisogno di fare le primarie, di correre. Lì, se ottieni l'investitura del capo, stai a posto. Hanno accettato Angelino Alfano. E che pensi, che non accettano te, che sei ganzo, Vai con il centro-destra, secondo me. Te che ci incastri col centro-sinistra, scusa? Ma se uno ti chiedesse, ma te come vedi, io sono di centro-sinistra. Ma no, non c'è nessuno. Hai fatto bene in Toscana, è che in Toscana senza centro-sinistra non vinci. Ma a livello nazionale, guarda che sbagli, rischi di perdere tutto. Vai con il centro-destra, cos'è che ti spaventa? Hai paura, non vuoi andare a mignotte? Ma non ti obbligano mica, ma non è mica una cosa necessaria a tutti i costi. Poi ci sono tanti che fanno in altri modi, insomma. Sì, trans no, effettivamente è per i trans, cioè rimani a sinistra per i trans perché come cose, ma guarda che sono molto più aperti del previsto, vuoi che il Batman non ci fosse un paio di travestiti, vai tranquillo, dammi retta, guarda, torna ad Arcore, ci fai, perché tanto lui ormai è una persona, è un cuore stanco che ormai si riposa, gli basta poco, gli prometti che non gli tocchi la fine, te frega, te voglio dire, ti è mai fregato nulla di Italia 7, gli prometti della fine e vedrai che lui ti investe, cioè nel senso ti candida, no, ora figurati, dammi retta, pensaci davvero, guarda.